questa città ha sempre combattuto contro l'ingiustizia, ha sempre combattuto contro la malavita. E qua chiudo, ma voi lo sapete quando è che la camorra è diventata forte in questa città? Bene, ve lo dico io, nel 1860, quando è arrivato Garibaldi, che non era napoletano, era genovese, si è messo d'accordo con Liborio Romano, che era un ministro borbonico, ma poi è diventato deputato in un governo di Cavour, e hanno arruolato la camorra nella Guardia Nazionale. Questa è la, e da là comincia la tragedia della malavita organizzata. Senza politica camorra non c'è più. Torna presto da te, non mi faccio aspettare. Stata guerra è passata, troppi voti si stata, rindo scura una scusa, e pochi poti cantata. E mo guarda è passata, nata manca sperduta, e coppa tanti sfortati. Lampara pizzata a guarda in tasto fu che triatri più e sto mare mo piglia tutti infami da raggente con le sue libertà. La propria opera preferita, quindi di conseguenza c'è un premio anche scelto dal pubblico, non ha nulla a che vedere con il gusto del critico d'arte o l'attinenza al premio, insomma, questo è stato scelto proprio dalle persone che venivano qua. Stamattina abbiamo fatto lo spoglio
alle 11 stamattina, insieme a me mi hanno aiutato tre dipendenti qui della struttura, che sono Anna Martone, Kinga Kurek e Imma Gargiulo. Abbiamo aperto quest'urna, quindi abbiamo testimonianze e firmato che è stato tutto fatto in pubblico davanti a tutti, e abbiamo avuto la bella sorpresa di scoprire la bellezza di 4.427 voti. Quindi abbiamo, è stato, forse ce ne diminuono i seggi. Sono veramente rimasta molto molto contenta di questa, di questa partecipazione. Più del 50% sono stranieri, perché qui, appunto, essendo zona molto turistica, mi sono trovata proprio io a avere a che fare con russi, uruguayani, argentini che si sono soffermati sulle opere. Sono stati la fotografia Libertà di Bizzarro, il quadro Il Profeta di Bruno Bruno e il quadro di Domenico Failla, il ritratto di Eleonora De Fonseca. Con 102 voti c'è stato il quadro di Luna Hall, il numero 29, che adesso non so quale dei tre, c'è il quadro di Gennaro, la pittrice Aspide e la fotografia Sacrificio di Alfieri. Ancora hanno preso 103 voti la fotografia della Montagano e il quadro di Francesco Verio. 104 voti ha preso La Rivolta, sempre di Bizzarro, e il quadro del cinese, che però ormai è napoletano perché studia e lavora qui, Lorenzo qui. 105 voti ha preso la fotografia di Frigerio, il quadro di Antonio Rubrano Lavadera e il quadro di Silvia Rea. Sappiate che piace. 106 voti, un'altra opera di Bossone, la numero 15, ne ha tre, quindi in questo momento mi sfugge quale delle tre. 107 voti ha preso la foto di Alfieri, la numero 1, il quadro Specchio di Bruno Bruno, un'altra opera di Bossone, la numero 16, e Paola Lampidelli. 108 voti, il quadro di Ariano sul Regno di Napoli, la scultura di Giovanni Balzano e il mosaico di Romualdo. Poi 109 voti ha preso Maurizio Di Martino, 110 Ciro Balzano e il numero 14 di Bossone. Ci avviciniamo al podio, non pensate che faccio questo elenco a caso. 111 voti il quadro di Pulcinella di Lunal. 113 ha preso Miscione, Notomista e Pisciottaro, tutti e tre lo stesso voto. 115 ne ha preso il San Gennaro di Marco Mazzocchi, Paola Caprioli 116, Capriolo scusatemi, e anche Cinzia Medea Manzoni. 121 voti li ha presi il quadro Masaniello di Notomista, 124 voti il quadro di Angelo Romano, e siamo su quello che la scherma chiamerebbe podio perché è il sesto posto. Ancora ai piedi del podio, al quinto posto, c'è la fotografia di Bizzarro con La Forza delle Donne. Al quarto posto c'è la Mugnolo con 128 voti. Il podio è formato così. Al terzo posto c'è la scultura, l'opera di terracotta di Emilio De Cicco. Al secondo posto 150 ne ha preso De Cicco, 175 voti invece ha preso Saviano col suo Albero della Libertà e sorpresa delle sorprese, il primo posto l'ha vinto un quadro che come tema nemmeno, cioè se lo volevamo fare apposta non ci riuscivamo, ha proprio la memoria, il quadro Memoria di Bruno Bruno si aggiudica il primo premio. Se gentilmente viene a ritirare la targa, se è stato scelto dal popolo. Ti consegna la targa all'assessore allo sviluppo. 180 voti. Grazie. Ha pesato il tuo quadro. Commento anche tu. Fatti fare una. Ok. Per la critica. È il primo premio per la critica che consegna. Paolo, alzati, vediamoci incontro. Allora, il primo premio per la critica alla fotografia va a Fernando Alfieri con l'opera Sogni di pace. Fernando, tra parentesi, è quello che ha vinto l'anno scorso il primo premio per la fotografia, quindi continua a restare
assolutamente sul podio, grande fotografo, ha aperto un nuovo studio a Battistello Caraccio, andatelo a trovare perché è bravo e capace. Poi apro perché non so chi è. Esatto, mettetevi là, bravo, resta in piedi vicino a me. E adesso Paolo dà il premio della critica a Emilio De Cicco con il suo, con la sua Speranza Velata, magnifico lavoratore di Terracotta insieme alla moglie. Posso nominarla, posso avere anche il piacere di avere la Fanzano a fianco a te, perché penso che se riesci a fare qualcosa perché hai questa donna a fianco. Ebbene, le cose vanno riconosciute, lavoratori di entrambi. E l'ultimo premio per la, della critica va a un pittore ed è Ciro Balzano col suo Pulcinella Pittore, titolo provvisorio perché le ricerche di Balzano sono sempre molto più approfondite di quello che la sua semplice matita, anche se usata con grande talento. Ce la fai, ce la fai, ce la puoi fare. Perfetto. La fotografia, sottolineando la continuità della storia, nonché la sua ripetitività, celebra la donna che spesso, all'ombra o nell'ombra degli uomini, rappresenta e incarna il cambiamento, la resistenza, la rivoluzione. Passiamo alla scultura, che per noi quest'anno è una... è una novità, perché l'anno scorso avevamo il padrino scultore e nessuno ha avuto il coraggio di venire a paragonarsi a Luigi Mazzella, e quindi l'anno scorso non abbiamo avuto il premio della scultura, assessore si faccia avanti, e quindi come prima volta quest'anno premiamo uno scultore nella persona di Giovanni Balzano, e anche lui ha trovato unanimi i giurati. Anche qui il dolore di una perdita e la forza della protezione di una madre, di grande effetto scenico, figlio mio, una terracotta costruita, distrutta e ricomposta, una opera di grande forza tecnica. E ultimo, solo in ordine di tema, ma si è detto, il podio è unanime, è il pittore, quindi quest'anno invece ha trovato 3 giudici su 5, stavolta non c'è unanimità, però comunque la maggioranza c'è, quindi la democrazia va rispettata. Vince quest'anno il premio della pittura Maurizio Di Martino con l'opera La nostra guerra. Audace gioco cromatico, la contrapposizione forte tra levante di libertà e limiti toni dell'oppressione. Alla mia coscienza parla anche con un linguaggio significativo, il copricapo popolare è ironico della parte popolare contrapposto agli elmi, le croci di guerra e i simboli del militarismo.
alla memoria storica delle rivolte in città. 28 settembre fino a ottobre 1946, le quattro giornate di scontri cruenti fra popolazione contro le forze nazifasciste portarono alla capitolazione appunto dei nazifascisti a Napoli e alla messa in uscita del colonnello Sciorco e dei suoi truppi. Ci furono quattro medaglie d'oro al valor militare concesse a giovani sciuglizi, giovani vite spezzate. Una fra queste era Cesarino Capuzzo, perché Cesarino era anche il cugino di Maddalena Cerasuro. Lena denuncia l'unica donna combattente forgiata di medaglie di bronzo al valor militare. Chiediamo a Daniela cosa lega l'arte, la cultura e la progettualità che lei ha inteso tendere facendo questa mostra. L'idea iniziale, ho detto, è sicuramente la memoria, perché nell'arte, che è qualcosa che resta, no? Nelle nostre case, il quadro, il dipinto, la scultura è un oggetto che resta, quindi insieme a lui vorrei che restasse anche la memoria di quello che è la nostra storia, i nostri luoghi. Quindi l'idea di inventarci un premio legato anche alla nostra memoria storica mi è sembrato fondamentale. Bene parlavi tu delle donne, perché vedi, noi abbiamo una donna premiata, ma quando invece furono tutte le donne di Napoli a svegliarsi per cacciare il tedesco, l'invasore in quel momento, perché stanche veramente di avere i loro uomini uccisi, i loro figli depredati, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso erano questi tedeschi che andavano via e si portavano via tutti gli uomini che trovavano per strada. La forza delle donne è stata quella di unirsi e andare lì, e con i mezzi che loro avevano, e che cosa avevano? Le ventole, il pane secco, le cose, hanno bombardato dei loro oggetti tedeschi e per fortuna hanno liberato prima di andare in Europa a cacciare i nazisti. Ahimè, poi purtroppo la nostra storia ha visto poi diventare vittime degli americani, ma questa è un'altra storia, da napoletani siamo a noi abituati. Comunque il senso e l'idea di questo premio artistico è fondato assolutamente sulla memoria, la nostra memoria. Le quattro giornate sono solo ultime dei nostri risvegli popolari. Abbiamo avuto Masaniello nel 600, abbiamo avuto la Repubblica Napoletana nel 799. Napoli è sempre stata una fucina di vulcani, di libertà, di idee, di artisti. Quindi questo nostro ricordarlo anche in maniera artistica, a livello pittorico, scultorico, fotografico, rientra proprio nel nostro DNA. Noi dobbiamo segnare la nostra storia, ricordarla per quella che è. Abbiamo scelto quest'anno come madrina l'opera di un grattaterra regnante, un'opera meravigliosa, infatti non per niente è stata anche premiata alla Biennale di Venezia, ma quello che ci ha colpito di più, perché l'abbiamo voluta, voi vi parlavamo prima, le donne. Questa è una donna che praticamente che si consuma nel disfacimento della società, nello svuotamento di quella città. Quindi vederla in questa immagine così di mesto scioglimento e poi pensare a quello che hanno fatto, la forza delle donne, la rinascita, è qualcosa di sono orgogliosa e fiera dei miei artisti che riescono sempre a esprimersi nella loro interezza col tema di parte. Grazie a Daniela Wollmann e viva le donne. 28 settembre, 1 ottobre 1943, le quattro giornate di Napoli, la riscossa del popolo napoletano contro il gioco nazifascista. Abbiamo un'opera bellissima di Silvia Rea che rappresenta Gennaro Capuzzo, una delle quattro medaglie d'oro al valor militare concesse ad altrettanti giovani scugnizi, giovani vite spezzate. A Silvia chiediamo: perché il Cesarino Capuzzo e cosa lega il ricordo della resistenza oggi all'arte napoletana? Ma Cesarino è un bambino che partecipa alla guerra. È vero che è un eroe in quel momento, però la sua dolcezza, la sua tenerezza ci dice che i bambini non devono fare la guerra, anche se in quel momento si sono trovati coinvolti. I bambini devono vivere il gioco, non devono vivere queste brutalità. Purtroppo nella realtà spesso ne vivono. Grazie a Silvia Rea. L'architetto Silvio Frigello in mostra con un'opera eccezionale. Abbiamo lo sfondo di Scampia, Scampia intesa come rinascita e liberazione da un gioco terribile che potrebbe essere quello della camorra. Così come il popolo napoletano è riuscito a liberarsi
durante le quattro giornate di Napoli dal gioco nazifascista. Chiediamo all'architetto Frigerio di illustrarci un attimino come nasce questo progetto. Il progetto nasce qualche anno fa, quando io ho conosciuto Ciro Corona a Scampia. Ciro Corona è un personaggio ben inserito nel contesto, ha avuto affidato una gran quantità di terreno a Frutteto, sequestrato alla Camorra. Nel terreno ha messo a lavorare molti giovani di Scampia, fanno frutta, fanno marmellate, fanno i pacchi alla Camorra che vengono poi venduti in tutta Italia, eccetera. Quello che però mi piace, perché l'ho scelto, è lo sfondo per identificare sia il personaggio che il contesto, che sono le vele di Scampia. Nelle vele ormai è cancellata la scritta, c'era scritta una frase di speranza: quando il vento dei soprusi sarà finito, le vele saranno spiegate verso la felicità. Questa è una bellissima frase di speranza che io auguro al mio amico e a tutti gli abitanti di questo terreno sofferente. Grazie. Ringraziamo l'architetto Frigerio e facciamo nostro questo auspicio.